evasione per oltre 6 milioni di euro. Operazione Tabula Rasa mette fine alle invasioni barbariche nel Sud Salento. Il PD su infiltrazioni mafiose. Piazza Aimone, l'inaugurazione questa mattina alle spalle di Porta Napoli. Il Lecce si prepara per affrontare il Palermo al Via del Mare. Cari amici di Lecce News 24, in apertura oggi la cronaca, una evasione di 6 milioni di euro nei guai una società edile del Basso Salento. Sentiamo. 4 milioni di ricavi, oltre 300 mila euro di IVA e una base imponibile IRAP per oltre 2 milioni di euro sottratti alle casse dell'erario. Questi i risultati dell'operazione condotta da Guardia di Finanza di Lecce, che ha colpito una società operante nel settore delle costruzioni edili del Sud Salento, sconosciuta al fisco dal 2007 al 2009. La condotta evasiva posta in essere dall'imprenditore ha riguardato non solo la mancata prestazione delle dichiarazioni dei redditi, ma anche l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, probabilmente allo scopo di non lasciare tracce delle operazioni di vendita. L'imprenditore è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle relative imposte e per l'applicazione delle misure cautelari sui beni immobili di proprietà dello stesso a garanzia del credito erariale. Operazione Tabula Rasa, acciuffata la banda del buco, manetta ai polsi di 6 persone ritenute responsabili di reati contro il patrimonio, in particolare nel servizio di Paolo Panico. Circa 17 episodi di furto, con in totale contanti e valori che si aggirano intorno ai 30.000 euro. È tuttora in corso un'operazione della Compagnia dei Carabinieri di Tricase per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio. Antonio Malerba, 37enne di San Pietro Vernotico, Antonio Fernando Piccino, 27enne di Superzano, Antonio Sabato, 34enne di Tricase e Daniele Roccomarra, 33enne di Scorrano, condannato agli arresti domiciliari. Ancora in stato di libertà, invece, Emanuele Toma e prete Edoardo, rispettivamente di 29 e 22 anni, entrambi di Tricase. Questi componenti della famigerata banda del buco, che da inizio estate ad oggi hanno letteralmente creato scompiglio per il Salento. Indubbiamente l'episodio che ha visto la gang raggiungere i fasti della cronaca, il furto della macchina operatrice New Holland, utilizzata poi per accaparrarsi un intero postmat a Corzano. Ma non solo le automobili o materiale meccanico, gli oggetti all'interno del raggio d'azione dei rapinatori, anche utensili di hobbistica e di edilizia, servizi da tè e da caffè e altri oggetti di arredamento. Tutti gli oggetti sono prima stati ritrovati e poi restituiti ai legittimi proprietari e, proprio in tale circostanza, è stato sbrogliato il bandolo della matassa. Ciò che avrebbe infatti tradito le aspettative dei malviventi sono state le mazzette civetta custodite all'interno del postmat recuperato dai carabinieri di Tricase, che hanno così funto da trappola. Da lì il collegamento tra il colpo di Corzano e gli altri furti, propedeutico ad ulteriori avvistamenti e pedinamenti che hanno poi condotto i militari ad effettuare l'identificazione di 6 criminali. Passiamo alla politica, conferenza stampa al Civico 9 di Via Tasso, il PD fa il punto sul rischio infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella politica e nelle istituzioni locali dei comuni di Galatina e Monteroni. A seguire la conferenza per noi Miriam Gabellone. Alla luce delle dichiarazioni del procuratore capo Cataldo Motta e del presidente della Corte d'Appello Mario Buffa, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario circa gli ultimi accadimenti che hanno investito le due città di Monteroni e Galatina, il Partito Democratico ha organizzato una conferenza questa mattina nella sua sede in Via Tasso. Le presunte infiltrazioni mafiose nelle due amministrazioni comunali, una vicenda, ha affermato Salvatore Capone, segretario provinciale del PD, sulla quale è necessario e giusto tenere alta l'attenzione. Il tema della legalità, oltre ad essere trattato dai magistrati, può e deve diventare oggetto di discussione e riflessione nel mondo politico. Per questo motivo il PD ha deciso di scendere in campo, di aprirsi al dialogo, manifestando un atteggiamento di distanza da tutte le forme di criminalità organizzata. Dopo l'allarme sociale e politico inevitabilmente generato dalla notizia, il Partito Democratico auspica che la politica si attivi, si esponga ed intervenga. Nei prossimi giorni, tra l'altro, il partito definirà un progetto importante, un osservatorio per e sulla legalità, che potrà rappresentare un momento di raccordo con le comunità locali. Trasparenza, chiarezza, regole precise ed onestà, su questi valori si fonderà la nostra politica, conclude Capone, e continueremo sempre a portare avanti la bandiera della legalità. Appuntamento alle 12.30 in Piazza dell'Arco di Trionfo per la cerimonia di intitolazione della piazza stessa all'avvocato Vittorio Aimone, illustre penalista e maestro di diritto, che ha contribuito in modo incisivo alla crescita socioculturale della città di Lecce e dell'intero Salento. L'area alle spalle di Porta Napoli da oggi si chiamerà Piazza Aimone. La provincia di Lecce dice no alla violenza su donne e minori. L'assessore Dantini ha presentato un piano dettagliato all'attenzione della Regione Puglia. Sentiamo il servizio di Alina Spirito.
Una rete provinciale per dire no alla violenza di genere. L'assessore provinciale alle politiche sociali e pari opportunità, Filomena Dantini, si dice soddisfatta per aver predisposto un piano diretto all'attivazione di servizi per il contrasto alla violenza e il sostegno a donne e minori vittime di abusi. Un ambizioso progetto che vede interagire pubblico e privato sociale, dove la provincia di Lecce è assolto al complesso lavoro di coordinamento interistituzionale. Per la prima volta in provincia è stata attivata una rete di servizi, che servirà proprio a garantire alle donne e ai minori vittime di abusi non solo servizi di consulenza, assistenza, accompagnamento, che sono i servizi tipici dei centri antiviolenza, ma anche dare a loro la possibilità di poter trovare adeguata accoglienza e rifugio nelle case rifugio, perché spesso le donne non denunciano gli abusi subiti da loro e dai loro figli, proprio perché non sanno poi dove andare. La quota di cofinanziamento regionale, laddove il PIL provinciale venisse approvato, ammonta a 250.000 euro. Sono stati previsti in tutto il territorio 6 centri antiviolenza, in cui donne e minori possono rivolgersi per ricevere ascolto, assistenza legale, psicologica, sostegno alla ricerca dell'alloggio. Parliamo ora del prodotto tipico che più rappresenta il nostro Salento, l'olio extravergine. Gli assessori provinciali Francesco Pacella e Salvatore Perrone esprimono la loro soddisfazione dopo l'approvazione del nuovo regolamento europeo. Paolo Panico. Un nuovo tassello che si aggiunge alla protezione dell'olio salentino. È stato varato in sede di Parlamento europeo, infatti, un nuovo regolamento che tutela l'olio extravergine di qualità, con tanto di relativi metodi d'analisi. In particolare, la nuova norma è finalizzata ad accertare la presenza di oli deodorati, ovvero prodotti che evidenziano profili organolettici non idonei al commercio, all'interno di miscele dichiarate e commercializzate come olio extravergine. In poche parole, come ha dichiarato il presidente della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro, se sugli scaffali dei supermercati notiamo un olio extravergine che costa 1,20 euro, allora state sicuri che non è vero olio d'oliva. Lo ha potuto ben sottolineare in occasione dell'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri alle ore 18:30 presso la sala consiliare di Palazzo dei Celestini. Accanto a lui anche l'assessore provinciale all'agricoltura, Francesco Pacella, che dichiara: finalmente una norma a tutela e presidio della qualità dell'olio extravergine d'oliva. D'ora in avanti sarà più difficile il commercio illegale di oli di scarsa qualità camuffati da oli extravergine d'oliva. Con questa norma, lungamente attesa, si rende giustizia ad un settore di fondamentale importanza per l'economia agricola italiana. E ora pochi istanti di pubblicità. Design moderno, innovativo, accattivante. Ambienti ideali per ogni stile di vita. Questo è Berluni. Con 700 metri quadrati di assortimento espositivo, centro mobili e il negozio esclusivo Berluni. Dalla progettazione chiavi in mano al pagamento personalizzato. Dalle cucine alle camerette, vi offriamo competenza e professionalità. Centro mobili Berluni, a Nardò, in via Aldo Moro 82. Il piacere di sentirsi a casa. La cura dei particolari, una scelta importante. GB Infissi, porte e finestre per sempre. Chiama numero verde 800 98 77 08. GB Infissi a Nardò. www.infissipersempre.it. Come sempre, infine, lo sport. Il Lecce sfida l'ex Delio Rossi. Domani la gara contro i Rosanero. Si cerca il sesto risultato utile consecutivo. Bertolacci e Donati convocati nelle nazionali Under 20 e Under 21. Luigi Taurino. Se David Di Michele sarà della partita, lo si saprà solo in mattinata, quando, al termine dell'allenamento di rifinitura a porte chiuse, Gigi De Canio diramerà l'elenco dei convocati. Al momento, però, il suo impiego contro il Palermo appare alquanto improbabile. Assenti gli infortunati Giuliatto e Ofere, contro il Rosanero il Lecce dovrebbe scendere in campo con Rosati Trepali, difesa a 4 composta da Tomovic, Fabiano, Ferrario e uno tra Mesva e Brivio, linea mediana Comunari, Vives e Giacomazzi, Olivera a sostegno delle copunte Corvia e Geda. Intanto il centrocampista Andrea Bertolacci è stato convocato dal tecnico della nazionale Under 20, Francesco Rocca, per la gara del 9 febbraio contro la Germania.
Così come il selezionatore dell'Under 21, Ciro Ferrara, ha chiamato il difensore Giulio Donati per la partita che gli azzurrini disputeranno contro i Parietà dell'Inghilterra. Al Via del Mare domani fischierà il signor Cristian Brighi della sezione di Cesena. Calcio d'inizio alle ore 15. E anche per oggi è tutto. Buon fine settimana, a lunedì.